Eccoci qua, il vostro simbologo di fiducia, Michele Proclamato, vi vuole parlarvi di un simbolo che fa parte del mondo iniziatico da sempre. Il simbolo è quello del pellicano e dei suoi pellicanini, sovrastato da questo compasso e dalla corona. Come potete vedere al centro c'è la croce con la rosa. E adesso cerchiamo di spiegare perché è così importante per il mondo iniziatico questo simbolo, ma soprattutto seguite il mio canale. Ora vi faccio notare e, tra virgolette, se mi permettete, vi insegno a leggerlo. Dunque, intanto voi tenete presente che il pellicano è un simbolo, o meglio, chiaramente un animale, che proviene da altre latitudini e ha un mito antichissimo che faceva parte di quella che era la cultura egizia. Come potete vedere, sotto il pellicano ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pellicanini. E adesso io voglio ricordarvi in che cosa consiste la legge dell'ottava, per comprendere perché questo simbolo è così importante. Normalmente tutto ciò che è esoterico, così definibile o così definito, si rifà a cosa? Ad una strategia che la natura ha messo in campo per far sì che essa in qualche modo possa esistere. Cosa dice questa strategia? O questa legge, come la volete chiamare? Che formalmente tutti i fenomeni fisici e i fenomeni psichici, attenzione a questo aspetto, si basano su una metrica. Qual è questa metrica? Quella della luce, per esempio, che a fronte di 7 colori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noi avremo un colore che riassumerà il tutto, un ottavo colore, che è il bianco che arriva a noi. Questa metrica la prendete, la inserite nella musica, nelle leggi orbitali, in tutto quello che è la fisiologia umana, in tutta quella che è la dinamica comportamentale umana di tipo psicologico, e la potrete applicare comunque e sempre. Quindi tutti i mondi esoterici sanno che noi siamo delle vibrazioni, come tutto ciò che ci circonda, modificabili in qualche modo, volendo, e queste leggi o questa legge, se utilizzata per modificare le persone in termini comportamentali, in termini di comprensione, se va applicata, va applicata in questo modo. Che cosa intendo applicata in questo modo? Vi faccio l'esempio semplicissimo del mondo religioso. Nel mondo religioso, esattamente come nel mondo fisico, trasformano, tra virgolette, le persone come? Indicando una strategia comportamentale che consiste in cosa? In 7 virtù ben precise. La sommatoria di quelle 7 virtù poi sarà la santità. Questo meccanismo lo prendete, lo moltiplicate per x volte, per tutto quello che è il mondo iniziatico, per tutto quello che è il mondo esoterico, e lo troverete sempre applicato. Questa è la legge dell'ottava. Questa legge qua, che poi non è solamente una legge, sostanzialmente è come maneggiare il divino, non so se mi spiego, è contemplata appunto in questa struttura metrica, in questa struttura numerica. Per cui, se voi state attenti, questo pellicano non solo ha sotto 7 pellicanini, ma, se notate, ciba i propri figli col proprio sangue. Quindi attenzione a questo aspetto, perché il sangue di cui stiamo parlando non è un sangue fisico. Si sta parlando di un sangue che permette alle persone di crescere. Ed è un sangue conoscitivo. Cioè il sapere dell'ottava è il vero sangue di tutto quello che in qualche modo ci circonda, è quello che noi siamo. Quindi questo vi dovrebbe già far capire, solamente questa parte dell'immagine vi dovrebbe far capire quanto l'ottava è fondamentale per cosa. Qui c'è la croce, la vedete? Bianca. Sopra c'è la rosa, rossa. Foglie, verdi, bianco, rosso e verde. Sono i 3 colori della fede, speranza e carità che appartengono appunto a quelle 3 virtù finali estrapolate dalle 7 iniziali, che hanno delle caratteristiche eccezionali per quanto riguarda la loro applicazione in termini emotivi.
L'applicazione della fede, della speranza, della carità è il tipico modo attraverso il quale, quindi questa cromaticità, è il tipico modo attraverso il quale coloro che appartengono a tutti, ripeto, i mondi iniziatici, si evolvono. Io questo esempio ve l'ho fatto in altre occasioni, attraverso libri, videoconferenze e quant'altro, parlando anche di Hildegarda. Che cosa ha di speciale la fede, la speranza e la carità e i suoi colori? Intanto i suoi colori sono presi dalla natura. Quindi sostanzialmente quei colori rappresentano le virtù presenti in natura, perché tutto il mondo dell'ottava è preso dalla natura. Di esoterico non c'è nulla. Nulla. L'ottava è di per sé un qualcosa che è stato estrapolato dalla natura nelle sue espressioni tridimensionali e non. Quindi di esoterico non c'è nulla. Così almeno questa cosa qua la sfatiamo. Al di là di questo aspetto, io, come vi ho detto prima, ho fatto tanti esempi riguardanti la modalità con cui queste virtù cambiano gli esseri, cambiano le persone. Rifaccio sempre il caso specifico di Hildegarda. Quando io me ne occupai, lei con la fede, come tutti coloro che entrarono nella fede, ebbe la possibilità di cambiare la sua percezione della realtà, creando una situazione nella quale vedeva Dio. Quindi vuol dire che queste virtù e tutte le virtù insieme danno la possibilità all'uomo di creare una realtà personale che si inserisce in questa realtà modificandola. Quindi vuol dire che noi abbiamo la capacità non solo di cambiare tutto ciò che ci circonda, ma di trasformare tutto ciò che ci circonda attraverso i nostri talenti e il nostro vero io. Quindi qua vedete i tre colori e vedete il percorso, che è un percorso altamente spirituale per certi aspetti, anche se rimane, anche se ha come fondamento una struttura conoscitiva portante, costantemente rivolta a comprendere come funziona la natura. Poi ci risiamo ancora, qui c'è un compasso. Il compasso serve per comprendere in tutti i sensi, capire e comprendere. Quindi vuol dire mettere insieme tutto quello che noi possiamo capire del mondo dell'ottava. Sopra c'è la regalità, c'è la corona. Quindi vuol dire che questo percorso tutto messo insieme, ha a che fare con due aspetti che noi dobbiamo portare a nostra disposizione. L'aspetto spirituale, c'è la croce, e l'aspetto legato alla realtà, o meglio, se vogliamo, al potere, alla materia. Quindi dobbiamo essere capaci di mettere insieme questi due aspetti per diventare che cosa? Re e sacerdoti di noi stessi. Quindi non consegnare a nessuno le chiavi delle nostre capacità, del nostro evolvere. Quindi queste sono alcune spiegazioni riguardanti questo simbolo, che ha dentro di sé molto altro e molto di più. Quindi mi raccomando, seguiteci sempre, seguite le nostre iniziative. Buona estate a tutti.